Il Consiglio regionale ha approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. I principali obiettivi del piano sono ridurre i rifiuti urbani del 5% rispetto al 2019 e migliorare le raccolte differenziate per aumentare il riciclo e il recupero. L'obiettivo è raggiungere il 75% di raccolta differenziata entro il 2028 e l'82% entro il 2035. La sostenibilità e l'autosufficienza saranno garantite con la nuova impiantistica prevista a partire dal 2028. Dopo un lungo confronto in aula, il piano ha ricevuto il via libera con 22 voti a favore di Partito Democratico Italia Viva e 13 voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Ecco che io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali: il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato, ma per quello che saranno le nuove generazioni. Da più del 30%, passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori e andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo, proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti e i rifiuti vengono a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti e rifiuti. E ci sono lezioni in Toscana, pensate al comune di Peccioli, che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo, la loro qualità ambientale, la loro qualità culturale. Quindi ecco, partire dal basso invece di partire dall'alto, quanto sia una visione di modernità. Tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni, ma non deve essere il piano a prevederli, perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo, quando una proposta che viene da un comune e da un ente di gestione, vediamo, ha le condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto. Sono 18 le proposte che vengono fuori e onestamente vedo che questa visione si sta affermando non solo in un Consiglio regionale che ha respinto la pregiudiziale dell'opposizione che tendeva a far slittare il piano con 24 voti su 41, quindi una maggioranza al completa, mi sembra sia venuta a mancare un solo voto di una persona che non è presente, ma invece con questo piano noi creiamo un riferimento a tutta Italia. Sì, è una visione che la Giunta prima e il Consiglio regionale poi nell'adottare questo piano vuol dare alla Toscana. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale e della salute più compatibili con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane. Però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse, insomma, vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, se perché a seconda di quali osservazioni arriveranno, significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. Il piano è un piano, come dire, che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199
della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ATO, per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico, contrario ai termovalorizzatori, ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi, quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una concreta fattibilità sul campo e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori e sono molto costosi, pensate a Waste to Chemicals, 250 milioni il costo, mentre invece il termovalorizzatore è una tecnologia che conosciamo, che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale e che inevitabilmente chiuderà il ciclo o cercherà di chiudere il ciclo, perché ad oggi le difficoltà sono grandi, basta vedere quanti rifiuti vanno fuori dalla regione, vanno fuori dall'Italia, dalla Toscana e quindi quanto è da un punto di vista economico il prezzo che i cittadini si trovano a pagare ogni giorno in tari. Poi c'è un altro tema importante che potrebbe essere sfuggito, non essendo un tema classico. Durante le audizioni la responsabile per la partecipazione ha criticato fortemente la procedura di approvazione del piano e ha messo in evidenza degli elementi dicendo che c'è il serio rischio che questo piano venga impugnato e che possa essere annullato. E anche questo è un elemento sul quale ho richiamato l'attenzione del Consiglio regionale e della Giunta, perché altrimenti il tempo veramente si rischierebbe di perderlo e seriamente. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui, come dire, si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di Case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è la situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da 3 e in realtà si è andato a creare grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione dei privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility, grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Ecco il guadagno che avranno i cittadini da questo piano, che è assolutamente sconclusionato nella nascita come matrice iniziale e soprattutto per gli obiettivi, che sono belli sulla carta ma in realtà irrealizzabili.
Telavia è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della piana fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso, Valdarno Cinema Film Festival, che si svolgerà dal 3 al 7 ottobre a San Giovanni Valdarno. L'edizione 2023 del festival, giunto alla sua 41esima edizione, presenta un programma variegato, diviso per sezioni, 19 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi, un omaggio a Francesco Nuti e una sezione interamente dedicata ai bambini. Sabato 7 ottobre il regista Pupi Avati sarà presente al Cinema Teatro Masaccio per ritirare il premio Marzocco alla carriera e presentare La casa dalle finestre che ridono del 1977, proiettato in versione restaurata. Un'edizione importante, la 41esima, è il segno di una storia importante, il segno di una grande attenzione ai più giovani, il segno della strada da perseguire. È bello sapere che verrà premiato un grande maestro come Pupi Avati, che dà ancora più valore a una manifestazione in cui i toscani la fanno da protagonista. Consentitemi di ringraziare davvero la sindaca Valentina Vadi, perché in un tempo così complesso per le finanze pubbliche, sapere che un'amministrazione comunale investe nel cinema, sostiene insieme a noi iniziative come questa, mi dice che è la strada giusta, perché davvero ogni iniziativa di questo genere permette alle ragazze e ragazzi di costruire il proprio pensiero in maniera critica, ed è questo il bello di iniziative come queste, che vanno sostenute e vanno valorizzate. Un traguardo veramente molto importante dopo il 40esimo dello scorso anno, il livello anche quest'anno è veramente molto prestigioso. Io ringrazio naturalmente il comitato organizzatore del Valdarno Cinema Film Festival, il direttore artistico Marco Luceri, tutti coloro che hanno collaborato a questa 41esima edizione, sono tanti anni, una delle manifestazioni storiche e culturali di San Giovanni Valdarno, che hanno consentito l'arrivo nel nostro comune di tante personalità illustri della cinematografia italiana e internazionale. Quest'anno per esempio sarà la volta per il premio Marzocco di Pupi Avati, un regista che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, e poi anche un forte e consolidato rapporto con le scuole del nostro territorio, per cui io invito tutti coloro che avranno l'opportunità dal 3 al 7 ottobre a venire al Valdarno Cinema Film Festival. Sì, è un cartone ricco, come dice lei, è vario, molto vario, perché spaziamo dai documentari ai film di genere, agli omaggi, ai cartoni animati, ai cortometraggi, e sono moltissimi i titoli che vi volevo segnalare. Partendo proprio dagli omaggi, il primo naturalmente è quello a Pupi Avati, a cui andrà il premio Marzocco alla carriera. Pupi Avati torna a San Giovanni dopo quasi 40 anni, quindi è anche il sintomo che il festival rimane nel cuore delle persone che ci vengono. Poi ci saranno gli omaggi a Benigni, a Francesco Nuti naturalmente nell'anno della sua scomparsa, a Luciano Bianciardi, e poi abbiamo tanti film in concorso, ve ne segnalo alcuni. Sono i due film d'apertura, che sono il cortometraggio Linea del Terminatore, che ha vinto il premio per la migliore regia alla Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia, e sempre da Venezia arriva L'Invenzione della Neve, film di Vittorio Moroni, è stato applauditissimo alle giornate degli autori, e avremo lui e l'attrice protagonista ad aprire appunto il festival. Poi ci sono il film documentario sulla storia della GKN, l'anteprima di Doppio Passo del regista fiorentino Lorenzo Borghini, e due importantissimi film francesi in anteprima assoluta, che sono Le Normal e Le Survivants,
e poi naturalmente il festival è aperto dalla mattina alla sera, quindi spazio a Cinema Kids, che è la sezione dei bambini intendo delle scuole elementari, quindi sono bambini molto piccoli, e poi naturalmente prosegue il progetto sulla virtual reality insieme a Elio Germano e Omar Rashid, e poi tanti altri appuntamenti. Davvero uno sforzo enorme della direzione e della segreteria organizzativa, e davvero uno sforzo enorme anche del direttore artistico. E in ultimo, ma non per ultimo, devo ringraziare sia la Regione Toscana, per il quale insomma, la Fondazione Sistema Toscana, che ci dà una mano davvero molto forte, un appoggio molto forte in questa nostra impresa, che l'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, grazie alla quale riusciamo tutti gli anni a essere così forti, con un programma così denso e veramente, veramente bello, al Valdarno Cinema Film Festival. La nostra fondazione per Regione Toscana segue tutte le politiche dell'audiovisivo e i festival, che sono per noi molto importanti, uno strumento eccellente per raggiungere il pubblico. Questo festival in particolare lo seguiamo da anni con attenzione, perché lo merita, fa un lavoro di profondità che è andato sempre crescendo, negli ultimi anni si è anche ringiovanito, riposizionato, ha un'attenzione particolare anche al pubblico di domani, con delle proposte per i bimbi e per i ragazzi. Dunque viva il Valdarno Cinema Festival!